Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova avventura. Se siete qui è perché cercate una risposta al titolo di questo video. Bene, oggi sono qui per questo. Per rispondere a questa domanda procederemo step by step, ma prima un paio di premesse. 1. Lo scopo di questo video è quello di conoscere e approfondire le abitudini di questi serpenti, dove vivono, quando escono allo scoperto e come organizzano la loro vita. Lo scopo è pertanto divulgativo e, come in tutti i miei contenuti, lo scopo principale, l'obiettivo principale è quello di sensibilizzare le persone al rispetto degli animali, mostrando l'esemplare solamente per il tempo strettamente necessario alle riprese. Mi sento pertanto di dire che emulare le mie azioni è dannoso sia per voi sia per l'animale in questione, che verrebbe inutilmente disturbato. La seconda premessa riguarda invece il fatto che osservare una vipera in natura non è così semplice come si pensa. Ricevo tantissime richieste di identificazione di esemplari e il più delle volte quelli che vengono spacciati per vipere si rivelano essere tutt'altro. Il più delle volte si tratta di giovani biacchi, natrici o altri colubri innocui per l'uomo. Detto ciò, direi di spostarci e di iniziare con il primo step. La distribuzione. La distribuzione di una specie è una delle conoscenze fondamentali ed è ovviamente diversa da specie a specie. Oggi terremo in considerazione una delle 5 specie di vipere presenti in Italia, che è la vipera aspis. La vipera aspis ha nel nostro paese ben 3 sottospecie: la vipera aspis atra, la vipera aspis franciscireidi, che prenderemo come oggetto della nostra ricerca, e la vipera aspis ugi. L'areale di distribuzione della nostra sottospecie si estende per l'Italia centrale e alcune zone dell'Italia settentrionale, in Svizzera, Svizzera meridionale e in Slovenia. Ovviamente se ci spostiamo in un'area, in una località in cui è presente un'altra sottospecie, è possibile osservare a livello fenotipico individui con caratteristiche ibride con la sottospecie a loro adiacente. Venuti a conoscenza dell'areale di distribuzione della vipera aspis franciscireidi, siamo pronti per passare al secondo step. L'habitat. Come ben saprete, una specie è sì diffusa in un'area più o meno vasta, ma non per questo è tenuta a vivere in ogni tipologia d'ambiente. Nel caso della vipera che abbiamo preso in considerazione, gli habitat in cui è possibile rinvenirla sono molteplici. La si può trovare dal livello del mare fino ai 3000 metri di quota in Svizzera. Ovviamente per la sottospecie che abbiamo preso in questione, quindi la vipera aspis franciscireidi, la quota media è decisamente inferiore. Tra gli ambienti in cui è possibile rinvenirla ricordiamo pietraie, muretti a secco, limitare di boschi, macchia mediterranea, zone con arbusti e pascoli montani. Ricordiamo però che in un ambiente, qualunque esso sia, non devono mai mancare 2 fattori fondamentali: il cibo e l'acqua, che a livello di quantità per questa specie è relativa. Inoltre, trattandosi di un rettile e quindi di un animale a sangue freddo, anche il sole è importante in quanto fonte di energia per attivare il metabolismo dell'animale. Quindi il fatto che un ambiente sia esposto ai raggi del sole nelle prime ore del mattino è sicuramente un punto a favore per questa specie. Ma cosa si indica esattamente con il termine habitat? Beh, con questo termine indichiamo l'insieme delle condizioni ambientali in cui vive una determinata specie, e tra queste condizioni non può certamente mancare il clima. Ed è qui che facciamo una precisazione riguardo una credenza piuttosto diffusa, secondo la quale più fa caldo più le vipere escono allo scoperto. Questa teoria non è del tutto vera, infatti sebbene le vipere siano animali a sangue freddo, pertanto necessitano del calore del sole, le alte temperature, specialmente se eccessive, danno fastidio anche a loro. Infatti nelle ore centrali delle giornate calde dei mesi estivi, le vipere si rifugiano in anfratti ombrosi, sotto arbusti, nel sottobosco, piuttosto che in cataste di legno abbandonate o magari in muri a secco. Pertanto, per la mia esperienza, la mattina resta uno dei momenti migliori per l'avvistamento allo scoperto di questi rettili. C'è però da dire, per chi non lo sapesse, che le vipere vanno in letargo per tutta la stagione invernale.
Durante questa condizione di ibernazione il battito cardiaco e la respirazione rallentano, il metabolismo si riduce e la temperatura corporea si abbassa. Tuttavia, specialmente negli ultimi anni, in cui sono frequenti inverni poco rigidi, è possibile osservare in attività alcune vipere anche durante delle giornate particolarmente calde dei mesi invernali. Proprio perché bisogna prendere in considerazione l'irregolarità delle stagioni con tutte le variabili, non è possibile definire con esattezza un periodo di inizio e di fine della latenza invernale delle vipere. Tuttavia, orientativamente lo si colloca da settembre-ottobre fino ad aprile. La vipera è un rettile diurno, sebbene in alcune giornate particolarmente calde dei mesi estivi è possibile avvistarla anche di notte. Ora che abbiamo ben chiare molte conoscenze riguardo la vipera, non ci resta che perlustrare uno degli habitat idonei per questa specie con la speranza di incontrarne una. Durante le ricerche mi sono imbattuto in questi due fantastici esemplari di testuggine di Hermann, nome scientifico Testudo Hermanni. Sono rispettivamente un maschio e una femmina e qui possiamo ben notare il dimorfismo sessuale, principalmente guardando il carapace. Il maschio ha un carapace, come dico sempre, concavo, mentre la femmina piatto o addirittura convesso. È bellissimo osservare due esemplari contemporaneamente nello stesso luogo, nello stesso momento, nel loro habitat naturale, perché come vi dicevo le altre volte, la testuggine è un animale che sta scomparendo, è una specie minacciata per la detenzione illegale e il commercio. Adesso le lasciamo andare e noi proseguiamo per la nostra avventura. Guardate che spettacolo! Questo è un giovanissimo esemplare di Viper aspis franciscidi, nato con molta probabilità il mese scorso. Infatti questo serpente ovoviviparo partorisce i piccoli già formati generalmente intorno a agosto-settembre. Ovviamente un esemplare così piccolo ha molti predatori, tra cui per esempio altri serpenti come il biacco oppure uccelli rapaci o perché no mammiferi come il riccio o addirittura il cinghiale. Curioso è il caso del riccio. Questo piccolo mammifero infatti si ciba anche di vipere adulte, delle quali però non teme il veleno. Questo perché i suoi aculei lo proteggono dai denti del viperide, i quali non sono abbastanza lunghi da giungere alla cute del riccio. Adesso, prima di lasciarla andare, vorrei mostrarvela più da vicino. Guardate che bellissimo esemplare. Adesso la lasciamo andare e noi ci vediamo in una prossima avventura. I'm in your world.